Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Fabio. Ciao, ciao Marianna, ciao a tutti. Ciao, come Ti va? senti? Bene, tu come stai? Tutto Tutto bene, bene, mi senti bene, vero chiediamo Fabio? ai. Sì, io sì. Chiediamo Perfetto. magari a te collegato se ci sente. Sì, allora chiedo Magari all'altra parte, voi ci se. sentite bene? Ci vedete? Tutto ok? Penso proprio di sì. Oh, Sì, ci eccoci. Sì. sentono. Stiamo ricevendo i primi ciao. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Allora, ci presentiamo, andiamo in ordine. Allora, io sono Marianna Natale e sono la tutor, la responsabile tutor dell'area Mondo Scuola, Scuola Muscati. Dall'altra parte vedete che c'è il mio collega Fabio, al quale adesso lascio un po' la parola così si presenta anche lui. Perché siamo qui questa sera? Allora, questa sera intanto siamo qui in diretta Facebook, però ci teniamo a precisare che questa diretta ovviamente poi la potete ascoltare e riascoltare ancora quante volte volete perché è in registrazione. Quindi oggi siamo appunto qui in diretta sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordiamo, anzi approfitto per ricordarvi, oltre alla nostra pagina Facebook anche la pagina Instagram, quindi come scuola siamo abbastanza social. E questa sera siamo proprio qui per argomentare una discussione, un tema molto caldo in questo momento, che sono appunto la presentazione delle graduatorie per accedere quindi al personale ATA. Io come responsabile tutor dell'area Mondo Scuola Muscati ci tenevo a precisarvi che la nostra scuola fondamentalmente si rivolge a due target, ok? Quindi da una parte immaginate il personale ATA di cui parleremo nella fattispecie questa sera in questa diretta insieme e dall'altra invece c'è il mondo docenti. Quindi come scuola siamo proprio specializzati ad erogare ed offrire corsi di formazione rivolti a queste categorie. Allora io non vado oltre, Fabio, non voglio insomma prenderti la parola, però ti lascio il campo, appunto questi minuti per presentarti in modo tale che così poi dopo entriamo subito nel go live della nostra diretta. Vai. Sì, dai, vabbè, pochi secondi, diciamo, mi presento. Io innanzitutto benvenuti a tutti, sono Fabio e sono il responsabile commerciale delle certificazioni informatiche, quindi mi occupo di questo campo. Come hai detto tu, Marianna, adesso insomma in questa diretta andremo ad approfondire quelle che sono le certificazioni che appunto sono utili per presentare la domanda per il personale ATA. Quindi nello specifico Sì. questa sera ci andremo ad occupare di questo. Quindi ti rilascio la parola e poi Ok, ti Fabio. aggiungo se ci Vabbè, allora intanto vedo che siamo veramente in parecchie. Questa cosa ci fa molto piacere, assolutamente. Allora, come prima cosa io direi di condividere lo schermo, così insieme possiamo vedere quelle che sono le tematiche che andremo praticamente ad affrontare. Allora, come vi ho già detto nel preambolo, questa sera parliamo di un tema importante che sta a cuore a molti di voi, soprattutto, che sono è, diciamo, la presentazione, come accedere all'interno del mondo ATA, quindi del personale ATA. E lo facciamo attraverso delle slide, ok? Che fra poco a breve vedrete all'interno del mio video, della mia diretta, e proprio grazie a queste slide abbiamo un po' modo di sviscerare quello che sarà il nostro programma di studio. Allora, intanto, come vi anticipavo poc'anzi, la nostra scuola si rivolge fondamentalmente a due categorie. Allora, da una parte abbiamo il personale ATA e dall'altra parte abbiamo il personale docente. Per quanto riguarda il personale ATA, le figure importanti, che in questo momento, diciamo, sono più, tra virgolette, diciamo, gettonate per quanto riguarda le graduatorie, nella fattispecie sono, allora, abbiamo intanto, le figure la figura dell'assistente amministrativo, ok? La figura dell'assistente amministrativo, alla quale possiamo accedere grazie, intanto è un requisito fondamentale, ok? Questo è il requisito fondamentale che sarebbe il diploma di maturità. Allora, la figura dell'assistente amministrativo è quella figura che
In primis, allora, intanto ecco, voglio condividere con voi le figure. Allora, io intanto chiederei, vorrei avere la condivisione delle slide, perché in questo momento, insomma, dovremmo condividere queste slide. Allora, se mi date tempo, perché questo è il bello della diretta, tutti voi 174 che ci state vedendo, quindi dateci un attimino di tempo perché così condividiamo la diretta. Nella diretta condividiamo quelle che sono le slide. Ok? Allora, come prima cosa, qual è l'argomento che affrontiamo oggi? Allora, l'argomento che affrontiamo oggi, come vi stavo dicendo, è la presentazione della domandata, ok? Come acquisire punteggio, ok? Successivamente, quali sono i corsi, più richiesti, no? Per comunque accedere alla graduatoria, quindi in questo caso andremo a parlare del corso di dattilografia, del corso di Pechit Expert, e poi parleremo di quelli che sono i bonus ATA, li vedremo un po' più nello specifico perché questi bonus rientrano, diciamo, in quella che è la policy aziendale della Scuola Moscati, e poi ovviamente nel momento in cui ci saranno delle domande piuttosto che delle risposte, saremo quindi lieti e felici di accontentarvi. Allora, se tu sei d'accordo, ok? Io direi, Fabio, di iniziare intanto con la figura principale, ok? Che è quella dell'assistente amministrativo. Allora, per accedere a questa figura, ecco, come appunto state vedendo dalle slide, allora, il requisito fondamentale ovviamente è il diploma di maturità, ok? In aggiunta, naturalmente, qualora fosse il diploma di laurea, che dà 2 punti. L'attestato di qualifica professionale lo potete anche leggere all'interno dell'articolo 14 della legge 845, che cosa sancisce? Sancisce proprio quella che è la figura dell'assistente amministrativo, figura alla quale si può accedere ovviamente con un punteggio importante, che è quello di appunto un punto, grazie al corso di dattilografia. Quindi l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia che viene rilasciato al termine di corsi professionali. Questi corsi professionali, importante da sottolineare questa cosa, sono istituiti naturalmente dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. E quindi in questo caso, nella fattispecie, il punto che il punteggio, diciamo, rilasciato è quello di 1. Successivamente, ci sono altre, come potete vedere, quindi sempre inerente alla figura dell'assistente amministrativo, ci sono anche delle certificazioni informatiche. Perché? Perché per accedere al ruolo di assistente amministrativo non è soltanto, diciamo, importante comunque accedere a un corso di dattilografia che a breve vedremo che il collega Fabio ci spiegherà, ma si può accedere anche alla figura di assistente amministrativo con un'altra certificazione importante, che è la certificazione informatica. Altra figura storica importante del mondo ATA è il collaboratore scolastico. Anche in questo caso il requisito di accesso, come vedete, è il diploma di maturità, e anche in questo caso ci sono delle certificazioni importanti, come quella certificazione informatica, che dà per accedere 0,3. Le altre figure sono l'assistente tecnico, il cuoco, l'infermiere. Come vedete, in tutte le figure comunque il must è quello di avere appunto il diploma di maturità, okay? Che comunque è importante per poter accedere e poter quindi partecipare a questi corsi e quindi poi presentare la domanda per il personale ATA. Anche in questo caso importanti sono le certificazioni informatiche. E altra figura è la figura dell'addetto alle aziende agrarie. Ecco, qui il diploma di maturità è un requisito, direi, più che fondamentale, perché comunque dà 3 punti, e poi unito naturalmente a quelle che sono le certificazioni informatiche. E infine abbiamo la figura del guardarobiere. Anche in questo caso, vedete, il diploma di maturità è importante perché comunque dà 3 punti.
Questo è fondamentalmente il tema che andremo a trattare oggi. Okay? Quindi abbiamo parlato in prima battuta di che cos'è il personale ATA, di queste figure importanti all'interno della scuola, diciamo, delle graduatorie ATA, e oggi noi ci concentriamo, come avete visto nelle slide, su due tipologie di corsi importantissimi. Uno è quello di dattilografia e a seguire vedremo anche quello di Beckett. Come avete visto nelle slide, non mi dilungo più di tanto perché insomma lascio la parola anche al mio collega. Il corso di dattilografia è quel corso che vi dà un punto per accedere alla figura dell'assistente amministrativo. Però adesso qui il collega Fabio vi spiegherà in maniera illustre, come solo lui sa fare, come si accede al corso, quindi come si partecipa, come si iscrive, quali sono le modalità, ok? In modo tale che dall'altra parte, insomma, ricevete delle informazioni sempre più mirate e precise. Fabio, ci sei? Sì, ci sono. Ok, Stavo leggendo già vai. una domanda interessante che però poi vedremo alla Sì, fine. la vediamo in seguito, Sì, certo. ok. Allora, grazie Marianna per la parola. Allora, comincio col dire che farò una spiegazione approfondita di quello che è il corso di dattilografia, cercando di essere il più chiaro possibile. A proposito di questo, è possibile che io già posso anticipare magari qualche domanda, già Sì. qualche domanda che magari i nostri iscritti o non ancora iscritti che ci stanno seguendo hanno in mente. Però per questo ovviamente sia io che tu anticipiamo che saremo già disponibili alla fine della diretta per qualsiasi tipo di domanda, Sì, quindi per anzi, eventuali altri... Dimmi, dimmi. assolutamente Fabio, infatti perdonami se ti interrompo, mi hai dato l'assist. Ricordiamo Sì. le mail, ok? Quindi la mia che è Sì. mariannanatale@scuolamoscati.it e poi Fabio la tua. La mia è fabio@scuolamoscati.it. In modo tale che così comunque le persone che ci Sì. seguono hanno anche modo di scriverci Esatto. privatamente. Poi comunque alla Prego, ti ho fine interrotto. ritorneremo appunto. No, 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 tranquilla. Sì, Poi alla fine, sì, sì. appunto, come dicevo, ritorneremo sulle domande, quindi saremo disponibili per eventuali chiarimenti, insomma, o dubbi, ecco. Allora, Assolutamente sì. il corso di dattilografia è il corso che verte sull'utilizzo della tastiera, nello specifico acquisire le competenze per saper scrivere, per imparare a scrivere con le 10 dita, senza ovviamente guardare la tastiera. Quindi l'obiettivo del corso è questo. Il corso ovviamente è destinato a tutti coloro che vogliono acquisire queste competenze, quindi imparare a scrivere con le 10 dita, o per coloro che, poi ovviamente le cose possono non necessariamente essere slegate tra di loro, lavorano col PC per tante ore al giorno o per altri motivi, quindi utilizzano il PC, la tastiera per tante ore al giorno. Naturalmente nel nostro caso specifico il corso è rivolto a chi è interessato a lavorare nella scuola come personale ATA. Questo corso di dattilografia è uno strumento potentissimo per poter acquisire punteggio per diversi motivi. Innanzitutto, come hai fatto vedere prima tu nelle slide, non ci sono tantissimi corsi conseguibili per il personale ATA in generale, perché abbiamo visto che tutto ciò può derivare anche da titoli che si sono già conseguiti, il diploma, la Certo. laurea, idoneità a concorsi pubblici. Quindi i corsi conseguibili sono veramente pochi e quei pochi che ci sono non sono conseguibili in poco tempo. Tu hai fatto prima l'esempio del corso trattamento testi 845, ed era una delle domande appunto che ci ha fatto un Sì, la sto utente. leggendo, sì. Esatto, quello è un corso più lungo, sono corsi annuali, semestrali, quindi non sono conseguibili nel breve tempo. Il corso di dattilografia invece sì, è conseguibile nel breve tempo, richiede tempistiche sicuramente inferiori. Quindi sicuramente è uno dei modi più furbi per accumulare punteggio, nello specifico per la figura dell'assistente amministrativo, perché il corso di dattilografia dà un punto per la figura di assistente amministrativo.
A questo punto, ho fatto una breve introduzione. Io condividerei lo schermo perché mi interesserebbe far capire anche come funziona la nostra piattaforma. Assolutamente sì, Fabio. Ecco. Allora, io sono già all'interno della piattaforma. Allora, innanzitutto cominciamo col dire che il corso è erogato interamente in modalità telematica e la piattaforma è accessibile H24 in qualsiasi momento. Come potete vedere, insomma, il corso è strutturato in questo modo, è un corso progressivo, quindi si parte praticamente dall'inizio, l'introduzione. Poi abbiamo la presentazione del corso. Da questo punto di vista ci terrei a dire che questo è un nostro corso. Il docente è l'ingegner Trento Vacca, che tra l'altro ha introdotto un metodo innovativo perché lui suona anche il piano, quindi ha abbinato, diciamo, le due cose, l'utilizzo della tastiera del PC con il piano. Quindi è un metodo innovativo. Quindi, come vediamo, il corso è strutturato in varie sezioni. Nello specifico, la prima parte è prettamente teorica, quindi si suddivide in 7 unità didattiche. Vediamo la presentazione corso, quindi Sì. ogni modulo è suddiviso con video, slide e file in formato PDF, presentazione del corso. Poi c'è gli storici, quindi quando è nata la tastiera, perché? Quindi questi sono i cenni storici, la tastiera, le varie tipologie di tastiera, il codice ASCII, l'ergonomia, quindi la posizione corretta da mantenere davanti al PC e anche l'utilizzo delle braccia e delle mani. Dopodiché, dopo questa parte teorica, vediamo che appunto si arriva alla parte pratica, quindi quello che è il focus del nostro corso, gli esercizi di digitazione o i cosiddetti esercizi di battitura. Quindi in questo caso ci potremo esercitare. Ovviamente questi esercizi sono puramente autovalutativi, quindi dopo una prima parte teorica all'interno della parte pratica si passerà agli esercizi pratici praticamente. Ecco, quindi esercizi di dattilografia. Ce ne sono quattro. Il primo è strutturato in 60 secondi, quindi ci sarà un testo da battere in 60 secondi, il secondo in 120 secondi, il terzo in 5 minuti e il quarto in 10 minuti. Quindi questo ovviamente per quanto riguarda gli esercizi che, ripeto, sono autovalutativi. Quindi è bene esercitarsi quanto più volte possibile perché è possibile rifarli per saper utilizzare al meglio la tastiera. Ok. Poi ovviamente dopo questo, come vedete, di fianco trovate delle spunte. Ok? Quindi quello che dicevo prima, il corso è progressivo, deve essere svolta ogni lezione, quindi vanno guardati tutti i video, vanno viste tutte le slide e vanno guardati tutti i file in formato PDF. A seguito della spunta potremmo procedere. Quindi arrivati alla fine, abbiamo le conclusioni, quindi è un riepilogo, insomma, di quello che abbiamo studiato. Dopodiché ci sarà il test finale che è puramente teorico, quindi saranno 30 domande a risposta multipla sulla teoria, su quello che abbiamo studiato, quindi la parte pratica l'abbiamo già fatta, ci siamo esercitati, adesso ci sarà un quiz sulla teoria. Sono 30 domande a risposta multipla, come dicevo, la tempistica è di 45 minuti, quindi 30 domande in 45 minuti. Per poter conseguire il certificato bisogna rispondere correttamente, quindi la percentuale di riuscita è del 70%, trasformata in decimi, 7 decimi. Quindi dopo l'esame uscirà praticamente una schermata. Se hai ottenuto i 7 decimi, allora potrai scaricare il certificato che viene generato immediatamente in piattaforma, cliccando qui, dove ho la freccetta. Quindi si può scaricare direttamente. Se invece, qualora non si riesca ad ottenere il risultato, la sufficienza, perché in questo caso la sufficienza viene indicata con i 7 decimi, viene riconosciuta con i 7 decimi, nessun problema perché il test si può ripetere, quindi si può ripetere più volte fino a scaricare poi il certificato, quindi alla riuscita del test e poi si può scaricare il certificato, quindi la prassi è sempre, la procedura è sempre la stessa. Quindi questa Perfetto. è quella che è la nostra piattaforma. Io credo che sia abbastanza intuitivo. Il corso è progressivo, quindi è Sì. impossibile dimenticare qualcosa. Se insomma non si è svolta una lezione, non fa andare proprio avanti. Quindi adesso le lezioni sono cliccabili, ma nel momento in cui
non si è svolta la lezione precedente, quindi è un accesso ovviamente vincolato, Non la fa andare lezione non è avanti. cliccabile, esatto, quindi è impossibile Certo. dimenticare qualcosa, quindi arrivata alla fine è impossibile esserci scordati di qualcosa, per cui possiamo già scaricare l'attestato che ha validità a tutti gli effetti. Allora Fabio, tranquillizziamo anche i nostri utenti perché comunque magari sai, vedendo tutte queste slide e queste dispense possono magari pensare, oh mio Dio, non ce la farò mai fino al 22 a conseguire il corso, comunque ad avere la certificazione. Non è assolutamente così perché comunque il programma di dattilografia è un programma molto snello, molto fruibile e si fa veramente in maniera abbastanza facile e semplice, quindi non è, diciamo, non richiede un grande dispendio di tempo, insomma. Si No, 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 arriva facciamo serenamente al 22. assolutamente sì, facciamo un passo indietro perché adesso ho spiegato la piattaforma. Per poter avere accesso alla piattaforma, naturalmente è importante iscriversi, quindi compilare il form di iscrizione che è sulla nostra pagina, quindi effettuare il pagamento e compilare il form. Sono due azioni che devono essere fatte nello stesso momento praticamente. Una volta effettuato il pagamento e compilato il modulo di iscrizione, se il pagamento è stato effettuato con PayPal o comunque con carta, l'attivazione è immediata. Quindi vengono inviate le credenziali di accesso alla piattaforma e il test, come abbiamo detto prima, la tempistica c'è perché è eseguibile dopo 5 giorni dal primo accesso. Quindi iscrivendosi ora c'è tutto il tempo per poter svolgere il corso, conseguire il certificato. Con bonifico nessun problema. Chi insomma dovesse avere non ha una carta o comunque non ha un conto PayPal, io per esempio non ce l'ho, vuole pagare con bonifico, nessun problema perché con bonifico in un giorno noi inviamo le credenziali, ovviamente alla verifica del pagamento stesso. Addirittura prima delle credenziali, una volta iscritti, arriverà una mail. La mail di conferma che arriva per tutti i nostri corsi. Dopo la mail di conferma arriva un'altra mail con i nostri bonus, perché chi si iscrive ai nostri corsi, nello specifico la promoata, ha diritto a 3 bonus. Quindi addirittura prima delle credenziali riceverete una guida sul personale ATA. Quindi vi spiega quali sono le varie figure del personale ATA, su come si diventa personale ATA, quindi le varie figure all'interno del mondo della scuola. Poi abbiamo un tool, link, che serve Sì. per poter calcolare in autonomia il punteggio. Quindi cliccando su questo link vi riporta su una pagina in cui trovate praticamente tutte le varie figure. Voi scegliete le figure, inserite tutto quello che avete, nel senso titoli, certificazioni, e vi sarà fatto il punteggio automatico, calcolato il punteggio automatico per quella figura. E poi il terzo bonus è uno sconto sulla domanda, perché noi diamo assistenza anche su questo. Quindi chi vuole fare la domanda con noi, essendosi iscritto al nostro corso, ha questo sconto di 50 euro. Quindi semplicemente come per il tool, no? Inserendo i dati, chiaramente poi va Sì. inserita la scelta della scuola, delle scuole e della provincia, invia in automatico la domanda e quindi poi la domandina la invieremo direttamente noi. Invia la richiesta, la domanda la invieremo direttamente noi. Quindi questi sono i nostri 3 bonus che tutti i nostri iscritti hanno a disposizione da subito. Perfetto, allora intanto sto leggendo un po' di domande, Fabio, Sì. però io direi di passare con il secondo argomento, ok? Quindi diciamo di chiudere con quella che è la formazione per quanto riguarda il corso di Bekit, perché poi vedo che ci sono Sì. Sì. delle domande anche incalzanti. Allora, altro tema su cui, insomma, altro argomento su cui abbiamo già detto in precedenza, ci saremmo soffermati questa sera, oltre al corso di dattilografia, è anche il corso di Bekit Expert, la certificazione Bekit Expert, anche questa dà un punteggio importante, ma non soltanto per accedere alle graduatorie del personale ATA. La certificazione Bekit Expert dà un punteggio anche importante per accedere alle graduatorie docenti. Però noi questa sera ci concentriamo, il nostro focus è il personale ATA, e quindi adesso
adesso Fabio ci spiegherà come si può accedere come ci si iscrive, come si accede quindi alla piattaforma per poter sostenere il corso e l'esame al fine di conseguire la certificazione Begit Sì, un attimo, sto segnando una domanda perché è Sì, interessante. Ok, te e la tra l'altro riprenderemo Fabio, dopo. perdonami, c'è una signora che ci chiede cos'è proprio il Pekit, quindi ecco, magari, Sì, cioè, lo spiegheremo, perché sì. alcuni fanno differenza, cioè, o meglio, si confondono tra il Pekit e l'EIPAS, che sono due cose comunque diverse, entrambe certificazioni informatiche, però, Sì. come dire, danno delle nozioni diverse l'una rispetto all'altra. Sì, allora diciamo che sono delle certificazioni informatiche equivalenti, EIPAS e EIPAS, Pekit e Pekit, altri tipi di certificazione sono proprietarie, quindi sono considerate entrambe certificazioni informatiche. Nello specifico, visto che mi hai dato l'assist, Marianna, vorrei fare una premessa importante per quanto riguarda Pekit e Sì. fare la distinzione tra corso e certificazione, perché per quanto Perfetto. riguarda Pekit non è importante il corso, ma è importante, la certificazione. Quindi vorrei soffermarmi su questa differenza, perché certificazione significa, appunto certificare le competenze informatiche. Quindi si deve conseguire soltanto il certificato, senza il corso. Quindi c'è una differenza sostanziale tra quello che abbiamo visto prima, il corso di dattilografia, e Sì. Pekit. Perché Pekit, chi si iscrive, può fare direttamente l'esame, mentre per dattilografia era obbligatorio il corso per arrivare al test. In questo caso non è così. Quindi addirittura, per riprendere la domanda che mi hai fatto prima, è anche più rapido, perché chi si iscrive può prenotare l'esame anche per il giorno dopo. Il giorno dopo sicuro, perché la prenotazione va fatta almeno 24 ore prima rispetto all'esame. Però i Assolutamente. tempi sono assolutamente più rapidi, quindi ci è capitato anche appunto per quanto riguarda le GPS, nelle graduatorie a luglio, Sì. graduatorie docenti, tantissima gente si iscriveva, faceva l'esame il giorno dopo, conseguiva la Sì. certificazione e anche in questo caso il giorno dopo noi inviavamo il certificato. Quindi la differenza tra corso e certificazione è questa, e la tempistica è ancora più rapida rispetto al corso di dattilografia. Quindi anche in un giorno o due si può acquisire la certificazione Pekit. Questa è la differenza sostanziale. Poi è ovvio, noi comunque eroghiamo anche una piattaforma, quindi come per dattilografia inviamo delle credenziali di accesso, si accede al corso, si studia in autonomia, perché anche in questo caso la piattaforma è accessibile H24. E poi quando si è pronti si prenota l'esame. In questo caso non farò vedere la piattaforma Pekit perché funziona allo stesso modo, ok, di dattilografia, quindi anche per non condividere lo schermo e per non andarvi, insomma, non condividerò la piattaforma di Pekit, ma il corso funziona allo stesso identico modo, nel senso che Sì. chi ha necessità o comunque chi vuole ripassare accede in piattaforma, trova i soliti file in formato PDF, le slide, i video, come parte teorica. Ok? Perché il corso è strutturato in quattro moduli. Ok? Nella prima parte abbiamo cominciare le operazioni, quindi sono i sistemi informatici e i vari sistemi operativi esistenti. Poi nella parte numero 2 troviamo l'utilizzo di Google e i social network. Nella parte numero 3 un'esperienza multimediale, quindi tutto ciò che riguarda creazione CD, DVD e quel che riguarda l'editing. Il modulo numero 4 è il pacchetto Office, quindi diventare esperti, creazione di documenti, eccetera, eccetera. Quindi la prima parte è teorica. Poi nella parte pratica troveremo sempre i soliti quiz, che ovviamente vanno fatti, vanno spuntati. Questo perché? Perché chi vuole sostenere il corso, chi vuole seguire il corso, arriva alla fine e troverà la simulazione d'esame. Ok? Quindi la simulazione d'esame farà un po' capire come sarà l'esame Pekit. Quella è una simulazione, quindi ovviamente alla fine verrà rilasciato un attestato, però sarà semplicemente un attestato di partecipazione, perché poi l'esame vero e proprio dovrà essere prenotato.
Come si prenota? Subito, come dicevamo prima, arriva una mail con dei link all'interno. Il primo link è quello per prenotare l'esame, che con noi si può fare qualsiasi giorno, dal lunedì al venerdì, anzi anche sabato. Due sessioni, una mattutina dalle 9:30 in poi, la pomeridiana dalle 15:30 in poi. Quindi il link per prenotare l'esame, come dicevo prima, è utile per prenotarlo anche il giorno prima. Poi il secondo link è quello per scaricare Zoom, che è l'applicazione che noi tutti conosciamo e serve per sostenere l'audio-videoconferenza, perché è un esame appunto in videoconferenza. E il terzo link è quello del software proprietario di Zoom, di Packit, che è il Packit Project, il player di Packit, su cui poi verranno inserite le domande d'esame. Quindi poi, una volta che ci si sarà prenotati, il giorno dell'esame i nostri esaminatori invieranno la mail per la riunione, la presentazione, spiegheranno un pochino come funziona l'esame. Poi, quando comincerà l'esame, all'interno del Packet Player verranno inserite le domande, quindi 36 domande per ciascun modulo, perché è sempre risposta multipla, l'esame. Quindi saranno 36 domande a risposta multipla, la percentuale di riuscita è la medesima, 70%, e si avrà a disposizione per ogni modulo 45 minuti, quindi rispetto a dattilografia cambia poco come tempistica. Quindi ecco, mentre tu parlavi e ti ascoltavo, contemporaneamente stavo leggendo anche un po' di domande, Sì. perché ad esempio ci chiedono il punteggio che dai in graduatoria, che okay, è il corso di la certificazione Packit. Quindi per assistente amministrativo abbiamo 0,6 punti, 0,6, esatto, mentre per il 0,6 collaboratore punti. scolastico 0,3. 0,3 punti, ok. E altra cosa, allora stavo leggendo, ci sono delle domande interessanti, Fabio. Tu quale ti sei segnato nello specifico? Era giusto una domanda, era semplice. Chi non ha PayPal ma PostePay? In realtà il circuito è Sì, lo stesso, Marianna, quindi infatti. ovviamente la piattaforma ci indica di procedere con PayPal, però chi non Con ha PayPal, sì. PayPal può procedere come utente non registrato, quindi pagare con un'altra carta. Sì, Quindi da questo sì. punto di vista inserisce il numero della carta, insomma, l'indirizzo mail Infatti su cui vuole ricevere la comunicazione. è molto intuitivo, cioè anche il modulo, diciamo, di compilazione del pagamento è abbastanza intuitivo. Quindi noi cerchiamo sempre di dare Sì. accesso e possibilità a tutti. Quindi se non c'è PayPal piuttosto che PostPay, piuttosto che anche il bonifico, quindi però ecco, una volta che riescono ad andare anche sul nostro sito www.scuolamoscati.it possono vedere che comunque ci sono là inserite tutte quelle che sono le modalità giuste e corrette per accedere Sì. alla compilazione del modulo di iscrizione e poi allo stesso tempo anche per completare quello che è il pagamento. C'era una signora che chiedeva: ma io ce la posso fare per il 23? Cioè, allora, e qui diciamo queste domande, è la domanda forse un po' più frequente, no, Fabio? Allora io almeno non so tu, però io dico sempre ai miei utenti che intanto sono dei percorsi soggettivi, nel senso che sia per quanto riguarda il corso di dattilografia che per quanto riguarda il corso di Packit, bisogna mettersi sicuramente di impegno, perché comunque si tratta anche di studiare comunque, no? Sono delle materie che magari non si conoscono, però sono talmente fatte bene le slide piuttosto che i video, piuttosto che le dispense, che il tempo per farlo è veramente, a mio avviso, non è tantissimo. Quindi bisogna avere semplicemente tanta costanza e riuscire comunque ad arrivare in tempo fino al 22, ma si arriva in tempo fino al 22. Poc'anzi tu dicevi che il corso di Packit si può accedere alla certificazione direttamente di Packit, quindi a sostenere l'esame, che significa che potranno passare 2 giorni dal momento in cui mi iscrivo e poi ricevo le credenziali, quindi è tutto molto fattibile. Quindi volevo tranquillizzare la signora che ha scritto: ma mi interessa, ma purtroppo non ce la posso fare. Guardi, signore, glielo dico, Dipende. come dire,
Ma assolutamente, poi volere e potere si dice, no? Quindi il tempo lo ha tutto per accedere, iscriversi e fare l'esame e superarlo anche, presentare la domanda. Ecco, per quanto riguarda invece Fabio, presentare la domanda, c'era una signora qui che diceva eventualmente come si presenta la domanda e poi Sì. soprattutto magari capita anche a te a volte, no? Nelle telefonate che le persone dopo che hanno fatto il corso, contenti, felici e allegri che lo hanno superato, poi ci chiedono che cosa devo inserire quando compilo la domanda online. Alla voce ente certificatorio, non so se ti capi, se capita anche a te, per Sì, quanto riguarda ad esempio il corso di didattica. stiamo ricevendo un po' di richieste in questi giorni con utenti che hanno già conseguito il corso e ci fanno questo tipo di domanda, sì. Allora, Ok. rispondo già, sì. Ente certificatore, allora, il corso viene riconosciuto dalla nostra società, che è BS Solution. All'interno c'è la delibera del comune di Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. Quindi, come hai detto tu, come abbiamo visto nelle slide, questo tipo di corso deve essere già riconosciuto da un ente statale. Quindi, quando in tanti ci chiedono: ma il comune è riconosciuto dal MIUR? Il comune già di per sé è un ente statale, quindi non ha bisogno di Certo. essere inserito all'interno delle liste MIUR, è già quella la validità. Quindi il corso è già istituito da un comune, quindi così come si scarica, si stampa ed ha già validità. Questo per dattilografia, perché poi, come abbiamo avuto modo di vedere prima, Pekit o altre certificazioni informatiche sono proprietarie, quindi sono inserite all'interno delle liste MIUR. Assolutamente sì. E poi c'è, per esempio, c'è un'altra signora che ci chiede: ma per fare il corso, per fare il Pekit è necessario avere Microsoft Office? Allora, Non. per il corso basta qualsiasi tipo di dispositivo. Per l'esame, l'esame va sostenuto, quindi il software proprietario di Packit va scaricato su un PC che abbia sistema operativo Windows. O comunque bisogna installare, chi ha Mac può installare dei software, delle applicazioni esterne come Parallels, che io la faccio semplice, trasformano il PC, Mac in questo caso con sistema operativo iOS, in un Windows. Quindi è possibile farlo per tutti. Allora, una signora ci chiede in cosa consiste l'esame di dattilografia. Probabilmente la signora si è collegata da poco, però ecco, per fare giusto un resumé, un check veloce alla signora, l'esame di dattilografia consiste nelle famose 30 domande con risposta multipla in 45 minuti di tempo, quindi 7 decimi, diciamo, è il minimo almeno per poter considerare Sì, l'esame superato. esatto, mi ricollego sempre su Packit perché ho letto una domanda, io avevo dimenticato di dirlo anche perché l'ho dato per scontato. L'esame Packit può essere, sì, risostenuto, nel senso che come per dattilografia, anche Packit ci sono infiniti, ma come per tutti i nostri corsi in generale, l'esame può essere ripetuto. Due moduli sono extra già lo stesso giorno, quindi i nostri esaminatori, oltre ai quattro moduli standard insomma, del corso, inseriranno altri due moduli extra. Quindi i due moduli si potranno ripetere lo stesso giorno. Esempio, se io supero due esami su quattro, quelli che non ho superato li posso ripetere già nello stesso giorno. Se li supero bene, se non li dovessi superare, posso riprenotare anche per il giorno dopo, senza costi aggiuntivi. Assolutamente sì. Ecco, sì, c'è qualcuno che sì, è vero, è stato un mio lapsus labiale. Il nostro sito è www.scuoladiformazione giuseppemoscati.org. Quindi chiedo venia, c'è il signore, un signore qua che scrive, ha detto, ma per caso? Sì, è quello. Non si preoccupi, sono stata io che ho fatto questo lapsus labiale, ho sbagliato io. Ti capita, Fabio? Allora, intanto questo, ecco, c'è qualcuno che ci chiede anche se parleremo di English for Teachers, però ecco, magari di questo ce ne riserveremo una prossima Sì. volta. Quindi noi questa sera
ci stiamo concentrando proprio su questi corsi, su queste figure, perché appunto dal 22 di aprile scade quello che è il bando per presentare la domanda, quindi stiamo dando un focus di attenzione particolare a questa tipologia di figure e quindi di corsi. C'è qualche domanda nello specifico, Fabio, che ti ha colpito, oltre a quelle che abbiamo già visto, già letto? No, diciamo che la maggior parte, poi ad alcune abbiamo anche già risposto, noi ci eravamo riservati di rispondere poi alla fine, però insomma alcune erano abbastanza interessanti di per sé. Una domanda che mi capita durante le richieste è, Sì. visto che ho detto, stiamo parlando di Packet, l'esame in videoconferenza, ovviamente ribadisco perché ci sono alcuni che me lo chiedono, l'esame non è orale, quindi è in videoconferenza, serve Zoom, ma poi l'esame è scritto. Quindi vengono caricate 36 domande all'interno del software e quindi è a risposta multipla. Ok, allora qui c'è qualcuno che mi sta cominciando a chiedere anche di APAS, ovviamente l'altra certificazione informatica. Sì. Allora io, ecco, a tutti coloro che sono interessati a ricevere più informazioni sull'APAS, proprio perché noi questa serata l'abbiamo data nello specifico a questi due corsi, su questi due corsi abbiamo voluto centrare l'attenzione. Non fosse altro che il corso di APAS è un po' più lungo rispetto a comunque a È quello un che è il po' più corso di lungo. Packet, ecco, quindi magari a livello di tempistiche non riusciremo a ricoprire in tempo la data del 22, però scriveteci alle nostre email, che le ripetiamo, mariannanatale@scuolamoscati.it e Fabio, idem, giusto? fabio@scuolamoscati.it. Ok, APAS è quindi un corso un po' più lungo, nel senso che non è sì. impossibile, però come minimo quei 5 giorni, una settimana dura, perché proprio per la differenza che spiegavo prima, APAS è un corso, quindi vanno visti tutti i video, scaricati, file in formato PDF, poi ogni modulo ha un esame, quindi è un po' più lungo, si può fare tranquillamente, ma è un po' più lungo. Assolutamente sì, c'è qualcuno che ci chiede anche se rimarrà su YouTube. Certo, noi in questo momento siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook, ma tutto quello che state ascoltando e vedendo ovviamente verrà registrato e quindi per rispondere alla domanda della signora, certo, rimarrà tutto comunque registrato anche sulla piattaforma YouTube. Quindi ecco, se magari qualcuno nel mentre o si è collegato tardi o magari non è riuscito, nessun problema, perché comunque tutto quello che noi stiamo dicendo verrà registrato, rimane registrato. Allora, c'è una signora che chiede, Fabio, se c'è un voto alla fine dei due esami. Allora, direi di no, nel senso che comunque l'esame risulterà Una superato con esito percentuale. positivo. Sì, Quindi non ecco, esce sul quello che certificato il voto, ovviamente. assolutamente sì, quello che a voi, insomma, come dire, fa fede è quell'aver superato l'esame con esito positivo, oltre che ovviamente ad essere poi riconosciuto. Poi c'è ancora un'altra signora che chiede se il Packet ha una scadenza. Credo Tutte le nostre che. certificazioni non hanno scadenza. Ecco, quindi infatti si faceva riferimento nello specifico, giustamente hai preso la palla Non al è balzo, sbagliata, quindi di sì. per sé non è sbagliata la domanda, nel senso che ci sono alcune certificazioni che hanno scadenza, però è inserito Certo. nel certificato, non le nostre, ovviamente, però ci sono alcune certificazioni che hanno scadenza, qualora avessero scadenza è inserito nel certificato, quindi c'è data di rilascio e data di scadenza. Assolutamente sì. Ecco, c'è questa signora che chiede, forse si è impaurita. Allora, il Packet sono 36 domande per ogni modulo. Ebbene sì, le consigli di signora sono 4 moduli. E quindi abbiamo 36 domande per modulo, però non si Sì. preoccupi, può stare serena perché le domande sono fattibili, assolutamente. Beh, in Quindi altri corsi senza. sono anche di più, eh. Sì, in altri corsi sono anche di più. E ancora, c'è qualcuno che ci chiede se l'APAS quanti punti vale? Beh, l'APAS per la certificazione informatica, Uguale. come certificazione informatica, sì, è uguale al Packet. Quindi, 0,6 per la figura di assistente amministrativo, 0,3 sì. per il collaboratore scolastico.
Sì, e aggiungiamo anche Fabio che è una carta, quella dell'EIPAS, da giocare anche per le graduatorie, quindi i docenti, qualora insomma volessero utilizzare questo punteggio Sì. anche per altro. Sì, anticipo una domanda da questo punto di vista. Sì. Per quanto riguarda la graduatoriata, i corsi informatici non sono Sì. cumulabili, quindi gli stessi titoli, EIPAS, PECIT e CDL, non sono cumulabili, mentre invece sono cumulabili per la docenza. Quindi chi li vuole prendere tutti e due fondamentalmente non fa un errore. Perché l'anno prossimo li può inserire entrambi. Per la docenza si possono inserire fino a quattro certificazioni, per un totale di due Assolutamente punti. sì. Quindi, per l'ATA no, ma per la docenza sì, si possono prendere entrambi. Il punteggio, qualcuno mi chiede, ma dà solo 0,6? Dà solo 0? È il massimo del punteggio. Quindi le certificazioni potrebbero valere anche 0,1 come 10. È Sì, importante aver sì, sì. conseguito le certificazioni, perché se tu, Marianna, hai una certificazione informatica che vale 0,1 e io non ce l'ho, in graduatoria tu sarai davanti a me. Per uno 0,1, ma sarai davanti a me. È una graduatoria, una classifica. Non ci sono Sì, trucchi, da è questo punto di punteggio. vista. Chi ha il punteggio più Non c'è alto trucco e non c'è viene inganno, come convocato. diceva qualcuno, no? Non c'è trucco e non c'è inganno. Senti, c'è una domanda, aspetta, vediamo se riesco a pescarla. Eccola. Allora, c'è una signora che chiede, che tra l'altro è una domanda frequente, si possono inserire nella domanda due certificazioni informatiche, solo una? Grazie. Si possono inserire, però viene valutato un solo titolo. Soltanto sì, assolutamente. È una domanda che anche a me, diciamo che gli utenti la fanno spesso, perché magari sai, c'è già chi ha delle certificazioni informatiche e ne vuole acquisire altre. Allora magari pensano, metto 2/3 certificazioni informatiche e lievito di punteggio, però comunque questo non cambia fondamentalmente. Allora, qualcuno scrive, per il corso ATA sono 30 domande con quante risposte? Corso ATA penso che si riferisca alla figura La dell'assistente dattilografia. Sì. amministrativo. Sì. Allora, le domande sono con risposta multipla, ok? Per quanto riguarda il corso di Quattro opzioni dattilografia. di risposta. Sì. Altre domande interessanti? Vediamo, eh? Ah, ecco, c'è una data ultima per l'iscrizione ai corsi? Assolutamente no, direi Fabio, solo che è ovvio, Prima ci se si dobbiamo, iscrive, meglio è. bravissimo, se dobbiamo comunque rientrare nei termini delle graduatorie, io credo che il 21, diciamo, no, è il giorno ultimo per conseguire tutte le certificazioni possibili e immaginabili per poter accedere poi e presentare la domanda. Sì, però è chiaro che arrivare all'ultimo giorno non conviene a nessuno, quindi Assolutamente no, conviene acquisire assolutamente no. punteggio prima, perché poi non si sa, la piattaforma magari gli ultimi giorni può avere malfunzionamenti, quindi la Sì. cosa consigliabile, come ogni anno, quindi la cosa consigliabile è sempre acquisire prima il punteggio e di fare la domanda in tranquillità, perché il tempo c'è. Il tempo c'è, decisamente, tra l'altro qualcuno scrive anche, a parte il tempo, allora il corso, l'ho persa la domanda, comunque c'era qualcuno che diceva, ecco, praticamente dattilografia è quello che dà il punteggio maggiore, e dattilografia dà il punteggio Tra quelli maggiore per la conseguibili, figura, sì. sì, di Assistente assistente amministrativo, bravo. amministrativo. Assolutamente sì, è quello che incide tantissimo. Poi ancora altre domande interessanti. Ecco, qua c'è la signora che ci scrive, che ci segue, che ci fa molto piacere. Tanto noi ricordiamo, siamo su Facebook, siamo anche su Instagram, quindi insomma ci potete seguire sui social, potete riprendere questa registrazione perché la ritroverete sul canale YouTube. Altre domande interessanti? Vediamo un attimo. Cioè, devo dire che, allora Fabio, in tutta onestà, non credevo, però ecco, fa piacere vedere che dall'altra parte ci sono tanti utenti che in questo momento ci stanno seguendo, ok? E sono più di Sì, 100 e la cosa ci non fa ce li veramente aspettavamo. piacere.
Assolutamente no, meno male che ci siamo preparati. E detto ciò, e poi anche le domande, devo dire, insomma, no, sono ben mirate e ben centrate. Quindi questo denota da parte di chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento anche attenzione a quello che stiamo dicendo. Quindi c'è l'ascolto più che altro. Allora, altre domande interessanti? Vediamo, vediamo, Stavo vediamo, vediamo. leggendo anche io qualche domanda. Sì, allora una Una volta volta. che si è in graduatoria, questa la lasciamo per dopo Bravissimo. quando parliamo della domanda. Me Anche io stavo leggendo quella. la segno, eh. Allora, oppure c'è una Fabio che dice, attenzione, però questa è riferita a te, ok? Sì. Sì. Allora, questo signore dice che si è iscritto, che si è rivolto a un sindacato. Sì. E ha chiesto tra le certificazioni qual era la più importante tra PECI, TEIPAS e dattilografia. Non capisco perché mi hanno detto in tre che PECIT non serve. Potete dipanare questo dubbio? PECIT non serve. PECIT è una certificazione informatica riconosciuta dal MIUR. È una Assolutamente, il certificazione riconosciuta al MIUR. PECIT Expert. Assolutamente sì, infatti non riesco a capire proprio perché, come dire. No, ma basta fare anche una semplice ricerca. Se si digita su internet corsi per personale ATA, c'è PECIT è inserito, come è inserito EIPAS, ECDL, Cisco, Microsoft, EUCIP. Bravissimo, Quindi forse basta fare una semplice evidentemente. ricerca, non Ma c'è forse Fabio c'è bisogno di. qualcuno che non ha letto attentamente il bando, dai, Probabile. diamo. Probabile, perché nella bozza è scritto esplicitamente. È scritto Molto esplicitamente, esplicitamente. ECDL e EIPAS, anzi, EIPAS PECIT, per esempio, sono quelle che danno punteggio fisso, 0,6 o 0,3, perché ci sono altre certificazioni che non danno punteggio fisso. Ma tra l'altro, Fabio Certificazioni Pechit. base. Dimmi, dimmi, Tra magari. l'altro, infatti, dicevo, PECIT è quella che assolutamente è riconosciuta come certificazione, anzi è tra le migliori. Quindi, ecco, voglio, come dire, consolare e confortare il signore che ci ha scritto questo, che può Sì. star sereno, che all'interno delle graduatorie, cioè la certificazione PECIT ha più che valore. Addirittura, se lei pensa, il PECIT si può anche presentare, dicevamo prima, per le graduatorie docenti e anche per concorsi pubblici, quindi non lo so, INPS, forze Guarda, dell'ordine, può essere quindi utilizzata per se non tutto, fosse brava. valido, no, non credo che insomma esisterebbe. Sì, rispondo ad Antonio, secondo me Ecco, il sì, il sindacato non signor è informato. Antonio. È vero, è vero. No, Credo che sia un denunciato non lo tuo. so, però non è informato sicuramente, perché Credo che sia un tuo utente e anche fidelizzato, direi. Si fida ciecamente, Fabio. Allora, altro. Ah, il punteggio di leva. Ti ricordi che questa era una domanda Antonio. Sì. che avevamo presa in considerazione, che poteva, che ci chiedono se il servizio di leva fa Servizio punteggio. La risposta è militare sì. così come il servizio civile, sì, uno 0,05 per ogni mese. Quindi Sì. sicuramente il servizio civile è un anno, 0,60 al massimo. Massimo non Sì, detto in modo, cioè è un buon punteggio, consideriamo che è il assolutamente massimo del sì. punteggio, È un po' il discorso che facevi prima. Se io ho eh? Sì, zero e tu hai esatto. un punteggio, sali di più in graduatoria. Esatto. E allora, c'è una signora che ci chiede se l'ente certificatore del comune di Spezzano Albanese, sì signora, per dattilografia, deve essere riconosciuto da un ente pubblico e nella fattispecie è proprio il comune di Spezzano Albanese. Mentre per PECIT, no, per PECIT in questo caso diciamo che non è l'ente pubblico, ma è la Fondazione Sviluppo Europa. Però ecco. E le rimando ancora una volta intanto al nostro sito perché insomma c'è scritto tutto e poi ecco per maggiori dettagli o comunque ragguagli sempre alle nostre mail. Grazie PECIT Antonio. E era sì, dimmi. E simpaticissimo Antonio. Sì, infatti ho sì. visto. Sì. Sì, cliente fidelizzato Fabio, veramente simpatico. Grazie Antonio, grazie, grazie. Ok, altre domande?
Io ne avevo Allora, segnato una prima. dimmi. C'era un utente che ci ha chiesto se una volta che si è inseriti in graduatoria si rimane. Al momento sì, nel senso che chi ha fatto la domanda nel 2014 e non ha aggiornato la domanda nel 2017 risulta ancora Sì. in graduatoria. Poi è da capire perché il ministero cambia le normative di anno in anno, quindi magari dal prossimo trimestre non sarà più così. Al momento sì, bisogna semplicemente inserire. In questo caso aggiornare la domanda. Assolutamente sì. Allora Fabio, intanto, allora, a parte che le domande qua ne stanno arrivando veramente tante, io infatti ci tenevo a precisare che sicuramente proprio perché siete in tanti e tanti sono i quesiti che ci state proponendo, magari ecco, in una serata non riusciremo a rispondervi tutti, però ecco, sicuramente poi questi commenti sono commenti che comunque rimangono all'interno della nostra diretta, della nostra registrazione, quindi pian piano poi sicuramente vi risponderemo a tutti. Considerate intanto che la nostra scuola, e così diamo anche un po' di informazioni su quelli che sono gli orari che noi facciamo, ok? Allora, noi Sì. siamo operativi da lunedì al sabato, anche perché in questo periodo caldo di presentazioni domande, noi siamo operativi anche il sabato, dalle 9 del mattino fino alle 20 di sera. Quindi, dall'altra parte, Non quando questo chiamate, sabato. trovate. Non questo sabato, no, questo sabato chiediamo venia, ci congediamo, ma solo perché insomma voglio dire è il sabato di Pasqua, ma il prossimo saremo super operativi. E ci tenevo a precisare che, perché mi è capitato questo in una telefonata con un utente che mi diceva: guardate, voi forse siete una delle poche scuole, forse l'unica che rispondete sempre. Cioè, per qualsiasi esigenza, comunque domanda, necessità o bisogno, quando chiamo voi, dall'altra parte c'è sempre qualcuno che risponde. Quindi ecco, io direi che questa è sicuramente un lato positivo, no, della nostra scuola. E approfitto, Fabio, per ricordare ai nostri utenti che tutti gli esami che fanno, quindi in questo caso stiamo parlando di Pechiti piuttosto che dattilografia, qualora voi non doveste superarli, non ci sono costi aggiuntivi Sì. per rifare di nuovo l'esame, proprio una policy aziendale della nostra scuola, e credo che sia l'unica a farlo. Quindi se io non supero l'esame di dattilografia, lo posso rifare quando voglio, quante volte voglio, senza costi aggiuntivi. Ti capitano sicuramente domande di questo tipo, vero? Certo, sì, assolutamente sì. Sono domande all'ordine del giorno praticamente, sì. Ho costi aggiuntivi se non supero il primo esame? Ovviamente no, si possono ripetere infinite volte, finché non si riescono a Assolutamente. superare. Sì. Quindi nei costi che noi proponiamo c'è tutto, c'è il corso, c'è il modulo di iscrizione, c'è la modalità di pagamento, c'è il corso, quindi tutto quello che trovate sulle piattaforme e soprattutto c'è la certificazione, che quindi è il cuore, no? Pulsante delle domande che voi dovete presentare. C'è una signora che mi chiede in maniera simpatica, aspetta che la devo ritrovare. Ah, ecco, buon pomeriggio. Volevo avere notizie anche riguardo alla domanda di Bidella. Mi potete essere d'aiuto? Certo, signora, noi siamo qua apposta. Quindi, per la domanda di Bidella, il corso che ha poc'anzi menzionato il mio collega Fabio, è proprio quello di Pegit, la certificazione informatica, quindi per la figura di collaboratore scolastico. Esatto, poi Ecco, magari. se la Sì, signora ha Fabio, bisogno può fare vai, vai. anche la domanda con noi, perché come dicevo prima, Sì. nel momento in cui ci si iscrive viene inviata la mail con i tre bonus, quindi ci terrei a sottolinearlo, guida per il personale ATA sulle varie Sì. figure, il tool per il calcolo del punteggio e c'è proprio uno sconto sulla domanda, quindi chi volesse assistenza per inviare la domanda, visto che chi vuole farla in autonomia la può fare tranquillamente. Chi invece volesse assistenza, perché il sito MIUR poi non è così tanto intuitivo, per la domanda può rivolgersi a noi. Uno dei nostri bonus è appunto lo sconto sull'invio della domanda. Quindi basta semplicemente compilare il form all'interno della nostra mail, quindi cliccare sul link che riporta sulla pagina. Si inseriscono i titoli che si hanno, la scelta della provincia naturalmente in cui si desidera fare la Certo. domanda e la scelta della scuola, la prima deve essere capofila,
E poi le altre 29, quindi in totale le 30 scuole. Poi la domanda verrà inviata automaticamente da noi. Ecco, poi c'è una signora che chiede, Fabio, che è una domanda frequente. Il corso di dattilografia serve soltanto per il personale ATA o anche per il personale docenti? Il corso di dattilografia serve solo per il personale ATA e nello specifico, signora, solo per la figura di assistente amministrativo. Le Esatto. consideri che tra i corsi che abbiamo menzionato e quello che ha spiegato il collega Fabio, per docenti le può accedere con una certificazione o PEKIT o ELPAS, ok? Però dattilografia vale solo per la figura dell'assistente amministrativo e le vale un punto. È Poi una domanda che fanno ovviamente, in molti. sì, ma io dico sempre che poi le certificazioni si possono acquisire tutte perché non è che Bravissimo. una figura esclude l'altra. La domanda si può fare per tutte le figure, quindi sia assistente amministrativo, sia collaboratore scolastico e chi ha la possibilità, perché quello è un requisito del diploma, anche l'assistente tecnico. Quindi si possono conseguire corsi sia per assistente amministrativo che per collaboratore scolastico. Poi a seconda delle varie figure verrà calcolato il punteggio, ma non costa nulla fare anche più domande. Sì, ma io guarda, sai cosa dico sempre ai miei utenti, Fabio? Alla fine è comunque un bagaglio culturale che una persona si porta dietro, ok? Perché ad esempio, ipotizzo, anche la certificazione EIPAS, no? È qui, che ha valore, valenza a livello europeo, ma io posso utilizzarla proprio perché ha valenza europea in quelle che comunque fanno parte, no? Nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Quindi comunque sono delle certificazioni riconosciute assolutamente ed è un bagaglio culturale che comunque fanno curriculum. Un tempo io ricordo, no? Bisogna inserire nel Sì. curriculum il patentino europeo, la certificazione europea per l'informatica. Adesso, Certo. fortunatamente, l'informatica ha fatto passi avanti, quindi ecco perché il corso di EIPAS è così nutrito di tanti moduli, anche per questo motivo, perché insomma gli argomenti sono tanti. Quindi servono poi anche l'EIPAS. No? Come il PEKIT per poter accedere ai concorsi pubblici, quindi sono tutte comunque delle certificazioni importanti che sicuramente fanno curriculum, questo è sicuro. Assolutamente sì. C'è una signora che ci chiede, Fabio, il costo Sì. dell'invio della domanda, credo si riferisca alla domanda proprio del personale ATA. Personaleato, sì, è di Sì. 47 euro. Facendolo con noi, Facendo naturalmente. con noi il corso, certo, facendo con noi i corsi ATA, quindi chi è iscritto a dattilografia, dattilografia più PEKIT, quindi ai nostri corsi ATA, ha lo sconto sulla domanda. Un po' come facciamo anche per il servizio di messa a disposizione che abbiamo avuto Sì, e sì, abbiamo sì. tuttora. Solo che Sì, adesso sì, non è il sì. momento ideale perché c'è l'aggiornamento, altrimenti la messa a disposizione, la domanda MAD, si può effettuare in Sì. qualsiasi momento. Diciamo che quello forse il periodo un po' più calzante è settembre, più o meno, di Per le quello che MAD manca. anche prima forse, perché a settembre già l'organico deve essere già E già deve strutturato. essere Quindi completo. sì, settembre, dai, diciamo agosto-settembre, sì. Allora, c'è una signora che ci chiede, Fabio, se si può fare domanda per più figure. Siamo qui per lei, Certo, signora. assolutamente sì. Assolutamente. Quello, come Sai, dicevamo prima, una figura non esclude l'altra. sì, infatti Viene credo che calcolato il sì. relativo punteggio, ma si può fare assolutamente sì. Sì, credo che si riferisca alle varie figure che sono contemplate nel personale ATA, quindi Sì. dall'assistente amministrativo al cuoco, Collaboratore all'infermiera. scolastico, certo. Ovviamente Ok, grazie. con i requisiti richiesti, nel senso che l'assistente tecnico, per chi è diplomato al liceo classico, non lo può fare. Esempio, liceo scientifico, sì. Quindi Sì. chiaramente per poter fare la domanda bisogna avere dei requisiti. Però assistente amministrativo e collaboratore scolastico in cui viene richiesto il diploma, assolutamente sì, si può fare per una e per l'altra. Assolutamente sì. Ecco, qualcuno ci chiede, vedi ancora il corso di inglese. Secondo me, Fabio, dobbiamo organizzarci e fare anche un qualcosa inerente un po' al corso di inglese, perché vedo che comunque questa domanda è frequente. Quindi, sai perché comunque il corso di inglese e le certificazioni linguistiche danno anche Sì. un punteggio importante, nelle graduatorie.
Sì, per Ok. docenza inglese. Assolutamente sì. Leggevo domanda di Christian Sacca per assistente, assistente Sì. tecnico diploma ragioneria. Eccolo, sì. Lo leggo anch'io. In realtà per ragioneria non saprei. Io penso di sì. Ho Penso conseguito proprio di ah, sì. okay. Per AT diploma ragioneria, sì, certo. Ah, qualcuno ci chiede, lo sto vedendo frequente, anche i costi dei nostri corsi. Allora, io intanto credo di vi rimandiamo al nostro sito, okay? Perché lì è scritto veramente tutto in maniera abbastanza eloquente. E quello che troverete sul sito, io credo che, Fabio, tu, questo secondo me mi puoi dare ragione, credo che siano i prezzi che non possano avere altre competizioni sul web, no? Nel senso che comunque cerchiamo di erogare da questo punto di vista anche un servizio di costo sempre favorevole a quello che comunque è lo studente. Facciamo anche dei pacchetti formativi, basta che voi andate sul nostro sito, alle varie voci, e trovate dei pacchetti formativi molto ma molto interessanti, soprattutto per questo periodo. Quindi potete unire dattilografia, ad esempio, al Pekit, piuttosto che dattilografia ad EIPASS, o magari conseguire solo le due certificazioni, come dire, informatiche. Quindi sul sito comunque trovate tutto ed è fatto anche abbastanza bene. Ah, Cristian, Credo e ti penso che sia la ringrazio. migliore offerta del web, no? Tra offerte e bonus, credo che sia la Decisamente. migliore Offerte, offerta. bonus, corsi tra l'altro, no? Perché comunque i nostri corsi vengono, sì, sono caricati su piattaforma, ma come dicevi tu prima, sul corso di dattilografia sono tenuti comunque sono docenti che li preparano, quindi Certo. ok, poi altro ancora. Altre domande. Sono tante, io infatti rimando comunque, vi rimando sempre al sito, ma soprattutto vi rimando a scriverci Quanto alla. riguarda, Sì, scusami di Mariana, Fabio. scusa, dici. Prego, prego. No, dicevo, per quanto riguarda poi le varie figure, i vari diplomi, io vi invito anche a verificare all'interno del sito MIUR. Quindi chi per esempio ha un diploma di geometra piuttosto che di ragioneria, liceo classico, scientifico, verificate se avete accesso Sì. all'assistente tecnico. Di verificarlo bene. Qualcuno, Fabio, ci chiede, i 24 CFU si possono inserire? Beh, i 24 CFU diciamo che non fanno punteggio per le graduatorie ATA. I 24 Neanche per quelli CFU docenti. non possono essere inseriti. E oltre questo, ah, ci sono, allora, intanto ci sono delle signore che si stanno collegando da poco, tipo ecco qui, vedi, leggo Stefi, io sono appena entrata, piuttosto che Rosi, non vi preoccupate, ripeto, tutto quello che noi stiamo dicendo lo trovate registrato sul canale YouTube. Ok, quindi nessun problema, anche se siete entrate da poco, non preoccupatevi, perché comunque tutte le nostre, il nostro parlato e tutte le domande alle quali stiamo rispondendo le trovate comunque registrate su YouTube, ma poi naturalmente a parte YouTube le trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Quindi collegatevi in tanti, ovviamente, quindi tutto quello che io e Fabio ci stiamo dicendo. Quindi Fabio, mi Ovviamente raccomando. per chi chiede insomma dei 24 CFU abbiamo lanciato prima le slide, quindi è possibile riguardare la diretta e vedere i requisiti insomma, che servono per le varie figure, tutto ciò che dà punteggio. Quindi possiamo fare anche così. Sì. Anche
Allora, sto leggendo, ecco, Rosy quanto ci chiede quanto costa, Rosy la rimando serenamente al sito oppure guardi, può scrivere a me Marianna Natale chiocciola scuolamoscati.it piuttosto che a Fabio chiocciola scuolamoscati.it, però come vedete nella nostra diretta e penso che sicuramente lo vedrete a video, a monitor, c'è comunque scuola di formazione giuseppemoscati.org, il nostro sito, le nostre mail appunto sono quelle che vi abbiamo detto, quindi per qualsiasi domanda o avete ecco delle curiosità o dubbi scriveteci serenamente, quindi o ecco potete o andate sulla nostra pagina Facebook, no? Dove lì potete comunque chattare in contemporanea con chi dall'altra parte in tempi anche molto celeri vedo vi risponde, piuttosto che potete scrivere anche a me, a Fabio senza alcun problema. Volevo rispondere Ok. all'ultimo commento, questo. Sì, la risposta se si Se si acquisisce. acquisisce IPAS o PEKIT, si può inserire in Sì. istanza graduatoria GPS solo alla scadenza del triennio in corso. Ovviamente quello che si consegue ora è possibile poi inserirlo nelle prossime graduatorie, quindi quelle del 2022. Non è retroattivo, quindi non valgono da ora, valgono solo nel momento in cui si aggiornerà la domanda. Ok. Allora Fabio, perdonami, leggo qua che nel mentre stanno diventando incalzante queste, giustamente, perché noi stiamo parlando talmente bene dei nostri corsi e della nostra scuola, perché è così nella realtà, che ci chiedono i costi. Allora, io direi che sì, allora per quanto riguarda una signora chiede ancora sul dattilografia. Allora, signora, dattilografia, il corso di dattilografia ha un costo di 57 euro. Okay, quindi come può assolutamente capire, sul web credo che sia il migliore che lei possa trovare, perché magari ecco, sicuramente vedrà co altri corsi di dattilografia, ma che magari non hanno questo costo. Quindi il corso di dattilografia è di 57 euro e mentre mi chiedono ancora, se invece siete interessati ad avere un punteggio ancora in più, quindi maggiore, e quindi volete fare un qualcosa insieme a dattilografia, potete unire PEKIT, quindi il famoso pacchetto no formativo. Quindi dattilografia più PEKIT a 147 euro. Tra l'altro, prima leggevo c'è una signora che si è già iscritta, cioè mentre io e te stiamo parlando, lei è andata in tempo zero sul sito e si è già iscritta. Quindi pagamento e modulo di iscrizione, fantastica. E poi eccola qui, sì, appena effettuati i Sempre per pagamenti e iscrizione al Denise. corso di dattilografia. Ok. Complimenti per la semplicità del modulo. Grazie, grazie, grazie mille signora. Poi, sì, addirittura qualcuno già sta chiedendo Vince, no, di. è biennale. Volevo Allora, rispondere a qual è? Vince, Sì, ah, è biennale sì, l'aggiornamento ho delle visto. graduatorie. Ah, ecco, Fabio, Triennale questa è una domanda. dattilografia, triennale Sì. l'aggiornamento ATA. Quest'anno l'aggiornamento ci sarà poi nel 2023 semplicemente perché doveva essere aggiornata l'anno scorso, poi causa insomma, problematiche relative alla pandemia, più concorso docenti e graduatorie che si sono aggiornate l'anno scorso è stato rimandato. Fabio, c'è una signora che chiede, che tra l'altro questa domanda è frequente, per quanto Sì. riguarda invece la figura del corso di coordinatore amministrativo. Allora, se può dare Sì. punteggio, voi lo erogate, e come diciamo funziona fondamentalmente, no? Il corso di coordinatore amministrativo. Allora, il corso di coordinatore Allora. amministrativo rientra tra quei corsi di cui parlavo prima, quelli che è possibile prendere, uno di quei pochi che è possibile prendere per aumentare il punteggio, viene riconosciuto dalla legge 845 del 78 ed è un corso regionale, quindi deve essere disciplinato da una regione. In questo momento non è possibile conseguirlo, ma non perché non sia possibile, quanto perché è un corso di lunga durata. Sono 500-600 ore, quindi dura mesi. Al 22 sicuramente non ce la facciamo. Noi l'abbiamo nella nostra Assolutamente offerta formativa, ma al momento non è conseguibile per la graduatoria di quest'anno.
Allora, c'è una signora che chiede invece, ma si fa in tempo a fare la domanda per chi la fa la prima volta? Certo, signora, assolutamente. Lei fa in tempo a seguire i corsi, a conseguire la certificazione e a presentare la domanda. Assolutamente sì. Poi c'è ancora, ecco, questa signora Rosi che ci chiede quali sono i costi per l'inserimento ATA. Credo si riferisca alla domanda, quali sono i costi per l'inserimento Allora, ATA. naturalmente chi la fa in autonomia non ha costi, quindi si deve collegare sul sito del MIUR, Sì. istanze online, poi chi, per ricollegarmi alla domanda di prima, chi è già inserito può utilizzare le proprie credenziali che ha già. Sì. Fino a settembre-ottobre dureranno, poi verrà sostituito dallo SPID, quindi chi deve fare un nuovo inserimento deve richiedere lo SPID, che è l'identità digitale. Quindi, ovviamente farla in autonomia non ha costi. Se, insomma, si desidera ricevere assistenza, quindi, insomma, si vuole fare al sindacato, noi il servizio lo offriamo, come dicevo prima, quindi è compreso tra i bonus. La domanda è scontata di 50 euro, quindi il costo è di 47 euro. Così come facciamo anche per il servizio di messa a disposizione che abbiamo già erogato. C'è una signora ancora che chiede, se io volessi acquistare due corsi in modalità staccata, potrei farlo? Certo, assolutamente, signora, può farlo. E il costo è di 57 euro, sempre per dattilografia e per Pekit, Pekit Expert. In questo momento il prezzo, diciamo, pieno di Pekit è di 97 euro, quindi assolutamente sì. Qualora lei volesse acquistare questi due corsi diversi in modalità separata, lo può assolutamente fare. Noi cerchiamo, ecco, di fare, facciamo i pacchetti formativi proprio per, sa, perché magari ci sono persone che acquisiscono, preferiscono acquisirli contemporaneamente e quindi proprio per questo motivo, per dare a voi vantaggio, facciamo questi pacchetti formativi, ma partendo sempre dal presupposto che comunque i corsi si possono acquistare singolarmente, quindi questo a prescindere. Poi, altre domande? Ah, c'è questo signore che chiede, bisogna essere disoccupati per lavorare come ATA oppure quindi per entrare a far parte del mondo ATA fondamentalmente. Sicuramente Questo ci dice. non si può avere un altro tipo di contratto. Assolutamente. Lei consideri che nel momento in cui entra in un ente scolastico, il contratto che le viene fatto comunque sono contratti a tempo determinato piuttosto Determinato. che indeterminato, quindi lì è proprio la legge, no? Che le vieta di avere due tipologie di contratto in essere, ok? Perché comunque è un contratto che impegna già interamente la sua giornata, quindi a livello proprio di diritto proprio del lavoro, ok? Quindi il contratto è uno solo, quindi sì, bisogna non avere un lavoro per poter entrare nella scuola e quindi accedere proprio come figura dipendente. Poi, Stefi dice: ma io ho paura di non fare in tempo a conseguirli tutti e due. Stefi, se tu ti iscrivi in questo momento, ti assicuro che ce la fai. Quindi, mentre io e Fabio siamo qui che parliamo, ok? Vai sulla nostra pagina, digita il corso di dattilografia più Pekit, ti iscrivi, 147 euro, che è l'offerta che stiamo dando in questo momento, e massimo 24 ore ricevi le credenziali. E accedi e fai serenamente sia il corso di dattilografia che di Pekit. Oppure ancora. Esattamente. Se ritardiamo. Siamo qui a posto. Ok. Andrea ci ringrazia, grazie mille a tutti, buona serata. Grazie Andrea a te per Ciao aver Andrea. partecipato. Poi ancora. Fabio, credo che stasera abbiamo sviscerato quelle che possono essere le domande di corso di dattilografia piuttosto che di EIPAS. Credo che abbiamo sviscerato anche l'argomento, no? Sia di Pekit che di dattilografia. Sì.
Penso proprio di sì. Poi, per qualsiasi altro tipo di domanda, noi siamo a disposizione, Sì, sì, come hai sì, sì, detto sì, tu, sì, 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 sì. insomma, centralino è Guarda, attivo dalle 9 fino alle rispondo giusto a questa domanda. Gabriele ci chiede, no, Nicola ci chiede, fate anche corsi EIPAS? Certo, assolutamente, Certo, facciamo sì, anche il possiamo corso decidere. EIPAS con tanto di certificazione. Poi i figli a Poi, carico, Gabriele, volevo rispondere alla ecco, sì, domanda di Gabriele, Gabriele. I figli a sì. carico non danno punteggio, eventualmente è considerato requisito, diciamo, come posso dire? Chi ha figli a carico in questo caso ha una situazione privilegiata, quindi a parità di graduatoria viene presa in considerazione quella figura. Ok? Quindi dà un vantaggio da questo punto di Sì. vista. A parità di punteggio, chi ha figli a carico viene preso in considerazione. Quindi sì, punti no, però è un vantaggio. I costi dei corsi sono comprensivi delle certificazioni? Assolutamente sì, Mimma. I costi dei corsi sono comprensivi di materiale didattico, quindi di studio, esame e certificazioni. Quindi quello che voi trovate all'interno del pacchetto, quindi ad esempio faccio dattilografia più packet 147, in quei 147 è incluso tutto, assolutamente. E ricordo ancora, qualora non doveste superarli al primo step, non importa, andate al secondo per riprovarli e senza costi aggiuntivi. Brava Ok? Laura Campri che mi ha aiutato. Requisito privilegiati a parità di punteggio, esatto. Non mi veniva il termine. Grazie Laura. Poi. Dove trovo l'iscrizione per l'EIPAS? Simona, l'iscrizione per l'EIPAS la può trovare sul sito alla voce informatica, cliccando sulla voce EIPAS, le si apre una tendina, ma guardi molto più semplicemente, o manda una mail a me oppure la manda a Fabio. Marianna Natale, @scuolamoscati.it, Fabio, @scuolamoscati.it, in modo tale che noi le inoltriamo un link. E automaticamente quel link la riporta subito al modulo di iscrizione piuttosto che al pagamento. Grazie a lei, Laura. Oh, Gabriele ha appena iscritto a Sì, dattilografia. Grande visto, stavo Gabriele, leggendo grazie questo, esatto. mille. Grazie mille, Gabriele, per la fiducia. Altre domande? Allora, Fabio, se tu sei d'accordo, io direi di fare un attimo un check, ok? Facciamo un attimino, sì, in modo tale che comunque salutiamo i nostri utenti che anche loro, insomma, ci stanno salutando. Allora, ricordiamo, la nostra pagina Facebook, è la nostra pagina Instagram, quindi ricordiamo i nostri social, ricordiamo che questa registrazione, questa diretta la potete trovare registrata e quindi di conseguenza anche sia sul canale YouTube che sulla nostra pagina. Poi ricordiamo le nostre mail, quindi Marianna Natale, @scuolamoscati.it. Fabio, vai con la tua. Fabio@scuolamoscati.it Ok, poi ricordiamo ancora la domanda, quindi scade il 22, quindi mi raccomando, siate in tanti a scrivere, già lo siete in tantissimi, stiamo ricevendo veramente tante tante iscrizioni, però ancora abbiamo un mese di tempo e ce la possiamo fare sia per quanto riguarda il corso di dattilografia che per il corso di Packet. Quindi prima vi iscrivete, prima riusciamo a farvi accedere sulla nostra piattaforma e a darvi tutte le credenziali possibili e immaginabili per accedere al corso e sostenerlo. Poi ancora, cos'altro ricordare? La scadenza della domanda, no? Che è il 22, i nostri 22, bonus, esatto.
E prima il Bonus. buon collega Fabio ci ha illustrato in maniera esauriente. E poi ancora, cos'altro possiamo ancora ricordare, Fabio? Il nostro sito, ma lo vedono, quindi scuola di formazione sangiuseppemoscati.org. Vedete anche che c'è un numero di telefono, sapete che comunque vi rispondiamo sempre dalle 9 del mattino fino alle 20. E di altro cosa ancora possiamo ricordare, Fabio? Direi Beh, che ci tocca. se Sì, vogliono restare sì. informati per qualsiasi cosa, possono sempre iscriversi alla nostra newsletter. Quindi Assolutamente, c'è possono la si può scuola. rimanere aggiornati su qualsiasi tipo di offerta, sconto, insomma, su tutto quello che è la nostra offerta formativa. Quindi ci si può iscrivere anche alla nostra newsletter. Assolutamente sì. Fabio, intanto vabbè, io ti ringrazio. Grazie mille Grazie a te. per la diretta, grazie per la condivisione. Esperienza bellissima che credo ripeteremo, perché comunque molti si sono, come dire, concentrati anche sul corso di inglese. Quindi ecco, non promettiamo nulla, però può darsi che magari un pensierino per quanto riguarda le certificazioni in lingua lo potremmo anche fare. Magari in quel caso facciamo anche intervenire il nostro docente madrelingua. Lingua, che dici? Potrebbe Sì, in realtà diciamo che essere. un'esperienza simile l'abbiamo già fatta, nel senso che a inizio anno appunto abbiamo dato la possibilità di avere 4 lezioni gratuite, si trovano sulla nostra pagina Facebook, quindi se si vuole insomma è possibile andarla a ritrovare. Sono 2 lezioni di livello B2 e 2 lezioni di livello C, C1, C2. Quindi il nostro docente Simone Pagnotta, Sì, diciamo, è stato già ha già conosciuto. dato. Sì, esatto, sì, quindi Ok. assolutamente sì. Sì, allora ringrazio tutti, insomma, quelli lì che ci stanno scrivendo. Ringrazio Antonio. Antonio, grazie a te. Mi raccomando, per qualsiasi cosa, sia io che Fabio, siamo a tua disposizione. Grazie a Sì. tutti intanto per averci seguito, perché siete stati veramente in tanti. Sinceramente non, come dire, sappiamo di essere una scuola altamente formata, però ecco, poi ci siete voi dall'altra parte che compensate di tutto quello che è il nostro lavoro, no? Quindi vuol dire che il lavoro lo facciamo bene, quindi siamo noi che ringraziamo voi per essere stati presenti e per continuare ad esserlo, perché insomma siete, come dire, anche voi siete il motore, no, della nostra scuola di formazione. Quindi benvenga a tutti quelli che sono i nostri già iscritti e a quelli che comunque verranno a seguire. E nulla, Fabio, a noi non ci rimane che salutarci. Io purtroppo ti devo vedere pure domani. Ahimè, mi tocca, vabbè, pazienza. Andiamo avanti con i nostri corsi, andiamo avanti con i nostri iscritti che sono tantissimi. Io non oso immaginare le code che comunque possiamo avere nel cellulare, ok? Perché mentre noi andavamo avanti, il mio cellulare, non so il tuo, ma il mio ha cominciato a fluttuare, e quindi adesso mi tocca rispondere a tutti gli utenti che si sono iscritti e registrati. E nulla, quindi, come si dice nelle migliori trasmissioni, buona la prima e alla prossima. Ok? Alla prossima. Ciao. Buona serata a tutti e grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.